una chiave inglese. Ad una chiave inglese? Non l'ha fatta mai nessuno, una chiave inglese. Certo. Ricavare una poesia da una chiave inglese. E questa è una poesia molto bella, breve ma potente. E la leggo. Stringi nel ciclopico momento della storia il bullone. Chiave inglese. Ammorsala, anch'essa asservi al tuo dominio, perfida Albione. Con primi principi e re deposti e uccisi nel basso Medioevo, assieme a secoli di guerre, di massacri, di popoli schiavizzati nell'immenso impero. Pressa, attanaglia, fa che sprizzi il sangue dello Zulu e del Boero. Tu sei l'Inghilterra, l'isolamento protervo, la crudele Magliarda. Spolpa, mungi, dissuga anche il vagante polline in chiavarda. Bella, è bella. Quest'altra è andare di fuori. Cioè la capacità di dare vita a un oggetto inanimato attraverso la poesia. O la capacità di essere in una piazza, di sentire dei conoscenti che chiamano un alto funzionario magistrato in pensione eccellenza. Nessun veronese chiama eccellenza, sono dei meridionali che hanno quel gusto di prosternarsi, si sentono eccellenza anche loro chiamando eccellenza. Chiamando eccellenza. Però io ho fatto una poesia, ecco lì la difficoltà, che un altro non coglie. Certo. E allora ho fatto l'eccellenza. Poi ho fatto la spiegazione sotto, che mi sono informato e ho parlato a un magistrato, mio amico, che ha 90 anni, e che era presidente del tribunale qui a Verona, al quale io do ogni tanto qualche mio lavoro perché si osserva se va bene o no, molto gentile, e gli ho chiesto, e lui mi ha detto che spettava tale titolo a persone di altissima carica, che poi è caduto in disuso, ma però è rimasta la consuetudine. Ecco. L'eccellenza è da un'altissima carica in pensione, cioè non conta più nulla. Solo quei conoscenti suoi che si lasciano dai titoli roboanti abbacinare, solo essi, senza reticenza, lo chiamano eccellenza. Ma chiamarlo si poteva eccellenza quando il suo cetro sfolgorava? E adesso ancora lui nella scialba impotenza ignava? Egli mai si schermisce. Di lui assente dicono con servile timore l'eccellenza. E sembra egli oda e ne goda sino all'essenza più intima di sé. È un'eccellenza di vanità che si agghinda di omaggio e all'agonia del suo viaggio nella vita forse neppure diranno ecce homo ad una eccellenza smarrita. Bellissima. Allora, anche qui questa non è originale come le altre, però dimostra una poesia che apre il volume e che delusione. Non badai remoto da ogni sospetto, alla tua voce fredda, lontana, udita attraverso l'etere. Ma poi, per il lungo silenzio di te, afferrai se era inclinata qualcosa e ti spiegai la mia innocenza per l'assurdità di una causa, anche crollando quel mito di cui la mia fantasiosa ingenuità seppe negli anni vestirti. Ora esisti in un orizzonte senza fine, sbiadito. Ad ogni mio sguardo si stingono i contorni tuoi e arretri in un paesaggio d'una melanconia svenante. Tu, fra demenziali fumi, inconsapevole di ciò che avviene, io senza rincorrerti, indeciso, stroncato senza violenza,
e il vuoto che ci divide patisce questi stati d'animo e ci sopporta come ingombere. Non ho altro da dirti. Io molto a me stesso, al mio credere all'infuori di me. Una lacrima sospesa sulla nostra distanza sarebbe un tributo immenso che non meriti. Mai ingiustamente pugnalato, e il luccichio della tua lama, che nulla di me ha compreso, offuscherà il tuo cammino su cui discende il mio doloroso perdono. Questa qui è una donna con cui ho avuto molti anni fa un rapporto, era bella allora, e l'ho vista adesso, fa nausea. Da vomitare, una cosa da tremenda. Faceva la corista, che in arena andava negli spettacoli. E sarà decaduta, immagino. Una cosa tremenda. Per le vie di Verona mi inorgoglivo al fianco della tua centrifuga opulenza. Lievitavo nel suo coro e corista tu eri. Ma ora, per la macina del tempo, più non si leva la tua voce. Isolata sei in una funebre nenia, e io ti fuggo perché tu non veda l'incontenibile nausea che dissesta il volto all'affisarsi su di una devastazione. Grappoli carnei sulla gola sembrano attendere il putrefarsi, tinendo senza suono. Ovunque avvallamenti, laide grinze, deturpanti grumi, fosse nerastre a picco sui zigomi, due rinsecchite crespe le labbra, uno sghembo scheletro il corpo, stecchi le gambe, e ad ogni passo loro la sensazione io provo debbano piantarsi nel suolo che si adonta al puntuto insulto. Perdonami se non so nascondere un disgusto. Perdonami se il rivederti com'eri accresce l'identico smarrimento che scorgono i tuoi occhi indemoniati da sprazzi di follia. Il destino m'ha risparmiato tale scempio, e se così non fosse, piangere insieme, credimi, ci farebbe più male. È amarissima. È amara questa. Per il tempo che poi fa il suo corso, poi definitiva, perché... appunto. E questa è una poesia che non ho mandato, ma che sarà consegnata a suo tempo quando la pubblicherò, perché mandarle adesso sarebbe un errore, la Gigliola Cinquetti, no? No, perché il marito, insomma, le mie esperienze... È bene così, insomma, è bene così, ho capito. Sì, insomma, viene sempre interpretata. È molto bella, modestia a parte, ma quando la pubblicherò l'avvocato manderà alla sua amica stampato tutto diverso, così un pensiero di pace. Gigliola, dammi un pensiero di pace. Di lontano, dalla sacertà di sposa e di madre dove esisti, e io la vedo di un chiarore che mi appacina, veramente liliale. Un solo pensiero a me rivolto e che mi sbianchi, mi scrosti dall'oscuro, tarpi la nausea, le maledizioni, il fiele, gli istinti perversi che nascono dalla mia rivolta. Lo so che dopo più amaro sarà il ricadere nel macinante gorgo, ma di questo attimo di fugace sosta ho sete e non mi interrogo sul susseguirsi all'incantesimo suo. Te lo chiedo con una dolcezza triste, pura come il mio pensiero su di te. Dammi un acino della tua serenità, del tuo equilibrio. Spurgami da tutti i miasmi, dalla tessitura del mio essere, irrecuperabile alla cadenza che fa continuare la vita, credere nel suo avanzare, fa che io, e qui forse l'assurdo,
ringraziando il tuo benigno destino, mi illuda a far parte di esso e mi rischiai. Volevo amarla la vita, anche sperando incontrare una donna come te, costruire insieme. Gigliola, vorrei tenere un giglio in mano, mentre io varo queste trepidanti parole sulla distanza che ci divide. Potrà, per un telepatico influsso, raggiungerti la mia invocazione? I petali del tuo fiore, il giglio, non si sfogliano come la margherita. La sua risposta è il silenzio della mia stessa solitudine. Eppure qualcosa in me si molce con il solo purificarmi nel desiderare attingere al tuo sacrario lontano. È molto bella, profonda. Molto profonda, è la vera poesia, non quella che fanno adesso che non è poesia. Però c'è un marito, ci sono dei figli ultra trentenni. Comincio a leggere. Volevo amarla la vita anche sperando incontrare una donna come te, costruire insieme. E questo da adito, da adito. Capisci, da adito. Il loro cervello non si sa cosa succede. Il marito stesso lo legge. Sì. C'è chi ha l'intelligenza di capire che questo è un tributo assolutamente disinteressato. Può darsi che ce l'abbiano più di me, ma non lo so. Può darsi il contrario. Certo. È più facile il contrario. Non bisogna rischiare, mai, bisogna... Pubblicata già diverso. Certo. Inutile. Adesso andando a quello che è il sì. All'episodio che poi dà il titolo, vuole dare il titolo a questo documento. Sì. Volevo rapire Brigitte Bardot. Sì, sì. Tu mi hai omaggiato anni fa di quel libretto rosso dove, sì, dove c'è, sì, la storia di quella vicenda. L'hanno ristampato adesso. L'hanno ristampato. La spese del Club di Giulietta. Ecco, forse me l'avevi accennato. Sì, 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 l'ha stampato, sì. Ecco, mi piacerebbe ricostruire un po' quella vicenda, perché poi è una vicenda che ha diverse tappe, ci furono diversi tentativi. Tu andasti una prima volta da solo con un amico, in quell'albergo fiesolano, poi ritornasti. Non andai da solo, andasti da solo la prima volta. Sì, sì, sì. Ecco, quindi come nacque questa. Ce ne vuoi parlare? Insomma, è successo in tre tempi il fatto. In tre tempi, sì. Io ho preso una stanza nell'albergo dove lei era un albergo sulle colline fiesolane, un albergo lussuosissimo, dove giravano una parte del film, e era un convento del 400 e non c'era nessuno perché era aprile, fuori stagione, c'erano solamente loro, quindi ho ottenuto facilmente una stanza, era vuoto tranne loro, la troupe, e l'ho preso nel suo corridoio a distanza di tre stanze. E poi naturalmente quella sera l'albergo era vuoto, però lei era in stanza con la sua segretaria e i suoi amici, i registi, gli attori famosi, erano andati a Firenze o via, insomma, si annoiavano lì in questo albergo. E mi sono messo a girare avanti e indietro nel corridoio cercando di sentire qualche rumore nella stanza. E ho continuato a camminare avanti e indietro, ma non ho fatto niente, perché legalmente io cammino avanti e indietro, ho una stanza. Però qualcuno dei camerieri si è accorto di questo individuo che va su e giù, sapendo poi che c'è questa diva di fama mondiale. E quindi quando sono tornati verso le 12:30 l'una, i suoi amici li ha avvertiti. C'è un tizio lì che mi sospettisce. E io stavo camminando sempre e mi sono visto saltare addosso da 5-6 di questi operatori, tra cui un attore anche, e mi agguantano e mi strattonano e io allora ho reagito, mi dico, ma cosa fate? Dico,
E allora, rumori, questa donna è uscita, lei, è uscita sentendo questi rumori, si è affacciata sul corridoio e poi è corsa e ha fatto tutto il corridoio a piedi nudi, con un abito trasparente di seta, ed è corsa a vedere a distanza di qua e lì, a vedere me che io l'ho guardata, lei mi ha guardato così, ma io non ho detto niente, lei non ha detto niente. E dopo con forza, perché sono 4-5, io recalcitravo, ma insomma, mi hanno spinto nella mia camera e mi hanno chiuso a chiave. Mi hanno commesso un reato gravissimo di sequestro di persona. E se io denunciavo, potevo chiedere danni quanto volevo. Poi loro hanno chiamato i carabinieri e i carabinieri sono venuti due con le moto e hanno aperto la porta. E io l'ho spiegato, cioè, allora anche lei ce le può denunciare, cioè, siamo testimoni noi, non ho fatto niente, ma hanno preso di forza io dentro in questa camera. E in quel momento lei è uscita ancora e si è messa a gridare verso di me e mi ha detto pazzo. Poi mi ha fatto anche allora io sono rimasto lì. È venuto il direttore dice, senta, dice, per cortesia lasci l'albergo, lei non paga niente, le pago il taxi, più che vada via, dice, chiudiamo tutta la faccenda, non denunci, non faccia niente, non crei questioni. Beh, dico, sa, io sono stato offeso gravemente, un reato con me, comunque sono andato via, è finita lì. Sa, però, tornato a casa, ci ho ripensato, qua dico, non è mica giusto che io debba subire. E allora ho noleggiato un pullman e ho speso molti soldi, ho caricato una quarantina di persone e dico io la rapisco e la porto qui sulla tomba di Giulietta e mi sono fornito delle corde con lenzuola per legarla, insomma. Ma queste 40 persone erano conoscenti? Conoscenti, i quali però si sono messi d'accordo, noi facciamo la scampagnata, non facciamo niente, non rapiamo nessuno perché andiamo in galera, lui paga e intanto vado a farsi fottere. E abbiamo fatto tutto il viaggio, da Verona fino al passo della Futa, in montagna, perché le montagne toscane, e lì hanno rubato anche, perché andavano nei bar e rubavano, perché in 40 facevano confusione, portavano via sul pullman vasi di sottaceti, eccetera. Posso fare una domanda, ma qual era il meccanismo mentale per cui lei voleva rapire Brigitte Bardot? Era una ritorsione al sequestro subito o era un qualche cosa? Ritorsione al sequestro subito. E delusione, perché io ero un po' innamorato di lei, era così bella come era, così famosa. E poi io avevo scritto a lei. Prima, per anni, io per anni a Parigi mandavo lettere d'amore col sangue, la goccia di sangue mia, al punto che mi è arrivata la respinta al destinatario. La segretaria respingeva. Quindi l'intento qual era? Portare Brigitte Bardot qui a Verona? Sì, sì, sulla tomba di Giulietta. E decantarla? Decantare le poesie d'amore. E allora siamo arrivati là un altro sabato. Beh, ma chiedo scusa, questo intento presupponeva che qualcuno collaborasse a tenere ferma? Certamente, certamente, invece non ha collaborato nessuno, li ho istruiti prima io, ma invece non ha collaborato. Invece alla fine i collaboratori hanno... No, io poi siamo arrivati là. Ecco, sì, procediamo. No, siamo arrivati in questo parco, non c'era nessuno come l'altra volta, perché era un sabato, ma c'era lei, perché era arrivato l'amante con l'aereo da Parigi, e quindi lei era sola nell'albergo con 4-5 camerieri e il direttore, ed era un giochetto andare dentro se mi avessero seguito e impossessarsi di lei e caricarla a forza. C'era già chi guidava il pullman, che aveva la patente di pullman, eccetera. Quindi questo quanti giorni dopo il primo episodio? 3-4 giorni. E invece allora li ho lanciati all'attacco e nessuno si è mosso. Allora io ho perso il controllo, mi sono dato pedate nel culo a questa gente, nessuno si muoveva. Allora si sono accorti di questo trambusto, hanno capito chi era e hanno telefonato ai carabinieri un'altra volta, di Fiesole, i quali sono arrivati in forza e hanno cercato di catturare questa gente, che sono scappati tutti.
e lì hanno cercato fino all'alba di catturarli e hanno preso me sotto un cespuglio che mi ero nascosto nel parco. E lì mi hanno portato, non gli altri, ma me, perché ero io il responsabile, dal maresciallo, il quale mi ha detto: guardi che se va avanti così lei finisce in galera, perché stavolta ce la lasciamo andare, è una ragazzata, però stia attento. E la siamo tornati indietro, e io però dentro di me ero sempre più convinto di lavare l'onta, e sono tornato la terza volta da solo. Quanti giorni dopo? Due o tre giorni dopo. Quindi tutto, tutto si è svolto nel giro dell'arco di 10 giorni, insomma. 10 giorni. E lì è successo, l'ho detto ancora, il fatto che bastavano 5 minuti di tempo, per l'ho detto dell'autista, no? L'ho detto, no? Sì, 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 ecco, sì, puoi ricordarlo ancora, sì, perché sì, ieri fatto questo incrocio tra... Sì, tu arrivi col taxista... Salendo col taxista, da Firenze, sulle colline fiesolane, in aprile, una serata meravigliosa, deserto, tutto deserto, salendo per andare in questo, era mezzanotte passata, in questo albergo, deciso a tutto, il faro della macchina ha illuminato una 600 che era lì a fianco della strada, un viottolo, e ho visto di profilo lei, con i capelli biondi, quel viso tipico da pechinese che aveva di profilo, e c'era lui, questo famoso attore, Sami Frey, famoso attore polacco, che era il suo amante in carica in quel periodo. E io ho perso la testa, adesso la aggredisco, adesso la prendo, la abbraccio, le dichiaro il mio amore, colluttazione con quell'altro, cerco di cacciarlo via, insomma io avrei fatto qualunque cosa. Allora ho ordinato di tornare indietro. Questo qui si è impressionato, questo autista con chi ho a che fare. Tanto è vero che quando mi ha riportato in albergo, è corso a Firenze ad avvisare la polizia. E lui ha obbedito perché aveva paura. E però per tornare indietro ha dovuto salire un bel pezzo e fare il ritorno. Nel momento, gli 8 minuti non di più, di tempo impiegato per arrivare in cima e ritornare, lei tornava in albergo guidando la macchina lei. Aveva consumato con Sami Frey, quindi tornava in albergo. Sì, ma sto a dire il destino di un minuto di tempo, 2 minuti, 5 minuti. Era lì forse da un'ora, mezz'ora come minimo, con la macchina. Cosa voleva dire star lì 5 minuti ancora di più, ferma? Succedeva. Senno di poi saresti dovuto scendere dal taxi. Sì. Avendo visto, quando stavi salendo, forse avresti dovuto scendere dal taxi e affrontarla subito. Affrontarla, insomma, questo devo fare, sì. Devo fare questo io. Ma sa, ho rimuginato, è questione di minuti, il taxi corre, insomma, è questione... Dovevo far impiombare lì il taxi e aprire la portiera e andare là. E gridare il mio amore, aprire la portiera, cercare di baciarla, insomma, quell'altro che era un campione di karate. Le conseguenze potevano essere... Mi ammazzava, mi accoppava, mi mandava al cimitero fiorentino. E allora io poi sono tornato ancora su e sono riuscito, conoscendo ormai l'albergo, a tornare nel corridoio e ho preso la maniglia, sapevo qual era la sua camera naturalmente, sempre la stessa, e la porta era aperta e sono entrato. E allora lei era a letto con lui e lì ho gridato delle parole d'amore in francese. Lei si è messa a urlare, io sono uscito perché ho preso paura anch'io, urlava e se tutto l'albergo si è svegliato. È uscito questo Vadim dalla camera, mi ha aggredito, siamo rotolati giù per lo scalone, sono corsi gli altri attori, mi hanno tenuto fermo per terra a bocconi e hanno chiamato i carabinieri, sono arrivati e mi hanno preso. Io ero là steso per terra io. E poi mi hanno accompagnato al comando e lei immediatamente ha chiamato l'avvocato suo e ha fatto la denuncia subito, e dopo una mezz'ora, un'ora è arrivato un avvocato suo con la denuncia al maresciallo,
E il caro dice, l'avevo avvertito, dice, se devo chiamare, dice, il carrozzone lo portano a Firenze, dice, alle murate. Ma io non ho fatto niente, non ha fatto niente, dice. Ma come? Mi hanno chiuso dentro in camera, sequestro di persona. Cosa ho fatto io? Ho detto delle parole d'amore sulla porta? Insomma, sì, e invece sai, lei ha fatto la denuncia, è proseguita, e lì c'è poco da fare, insomma. E quindi è passato 9 giorni in carcere, cioè, come racconti del libro? 5 giorni più del normale, perché era una querela di parte. Non c'è l'arresto se non c'è la querela di parte. E quindi per molestie. E quindi la prassi era 5 giorni. Ma siccome è lei, fama mondiale, hanno fatto un riguardo e hanno proseguito gli altri 4 giorni, poi lei ha perdonato, io ho chiamato un avvocato, non io, ho chiamato quell'altro, mi è costato una cifra anche lì. Ecco Nico, ti piacerebbe rincontrarla a distanza di 40 anni, se avessi la possibilità di rivederla? Sì, adesso è un... sì, è una decaduta. È un mostro adesso. Vive con, circondata di animali. Sì, perché... sì, il marito si è sposato un'altra volta, con un uomo politico si è sposato. Certo. Ma... lei ha detto tempo fa, ho letto una sua frase, no? Lei ha detto, più conosco gli uomini più amo gli animali. Sì. Però vive con un uomo, che è il suo terzo o quarto marito, poi sono frasi che dicono... Frasi fatte, dici, per ad effetto, so ad uso e consumo. Vederla adesso appena sveglia senza trucco è una cosa... una donna di 74 anni, 73, 72, ne ha 72, 73, una cosa... Quindi perché... non... No, ma io... Ti piacerebbe... Vorrei rivederla e dirle, io sono l'unico uomo al mondo che lei ha messo in prigione, un martire per lei. Sono tornato però, sono andato a vedere dove abita, a Saint-Tropez, mi sono aggirato attorno alla villa. Interessante anche, sentivo i cani che ladravano, non l'ho vista più. Poi andai al cimitero, dove sono sepolti i genitori e i nonni materni. Ecco, va bene. Questo desiderio, appunto, penso a volte, mi piacerebbe raggruppare l'umanità, 6,5 miliardi di condannati a morte, un continente come l'Australia, e presentarmi io dall'alto, dominando questa massa sterminata umana, e presentare questo impertinente giovanotto, ma non presentarlo a fronte, con questo bel culo, questo bel rotondo culo bianco, senza peli, vero? Con un'apertura centrale notevole, sacra, vero, che sembra l'occhio di qualche divinità minacciosa, e rivolgere a loro questo saluto. Insomma, la vita è tutta da ridere. Questo è il... tutto da ridere. Tutto da ridere. È tutto da ridere dalla mattina alla sera. Deve sghignazzare dalla mattina alla sera. Avere la forza di non dar peso a niente. Una risata vi seppellirà, diceva qualcuno. Sì, non dar peso a niente. Sì, appunto. Bearsi questi suoni, però. Quindi, insomma, la gloria, la fama letteraria mia gloria. Brigitte Bardot, Brigitte Bejo, Bejo. Le petite pinguinette, c'est bientôt la plus chouette. Brigitte Bardot, Brigitte Bejo, Bejo. Tu es belle et si mignonne que j'aimerais te croquer. C'est comme ça que l'on t'appelle, car tu n'es qu'un gros bébé. Mais je sais que mon papa est amoureux fou de toi. Il voudrait bien le coquin te faire un petit câlin. Mais comme il est moins beau que moi, forcément tu me choisiras.
toi la plus chouette, Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Béjo, Béjo. Tu es belle et si mignonne que j'aimerais te croquer, Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Béjo, Béjo. De toutes les pingouinettes, c'est bien toi la plus chouette, Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Béjo, Béjo. Je crois bien que je t'aime autant que le chocolat. Les droits du cinéma, on va gagner des millions pour s'acheter des bonbons. Et quand je t'aurai embrassé, tu feras tout pour m'épouser, Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Béjo, Béjo. De toutes les pingouinettes, c'est bien toi la plus chouette, Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Béjo, Béjo. Je crois bien que je t'aime autant que le chocolat, Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Béjo, Béjo. De toutes les pingouinettes, c'est bien toi la plus chouette.